che offrono ciò lentamente. Mercoledì 17 febbraio 2021, Beccavoda, la Barbie, se potete mettere muto, grazie. Ok. Allora. Va bene, allora io oggi vorrei provare a dare una conclusione a queste nostre lezioni sulla parasha di Be'alotecha e passare poi alla parasha di Shelach. Trattando della fine della parasha. Nella fine della parasha abbiamo un paio di cose. Abbiamo la nomina dei cosiddetti Shivim Zakenim, cioè dei 70 anziani che vengono nominati per aiutare Moshe. E abbiamo un episodio in mezzo a questo nome dei 70 anziani, che è l'episodio di Eldad e Medad, che profetizzano nell'accampamento. Vediamo poi qual è la reazione prima di Yoshua e poi di Moshe a questi due che profetizzano nell'accampamento. E poi l'ultima parte della parasha, la conclusione della parasha, in cui abbiamo un episodio che si conclude con una punizione, in realtà, la punizione di Miriam. Miriam parla, dice qualcosa contro Moshe. Non sappiamo esattamente cosa dica, lo vedremo adesso, vedremo quali sono le interpretazioni di questo episodio. Miriam parla ad Aaron, dice qualcosa contro Moshe. Miriam viene punita con la tzaraat, viene punita con la malattia della pelle, che è la punizione che si dà per il Leshonara, per la maldicenza. Quindi Miriam avrebbe fatto maldicenza. C'è una cosa particolare in questo episodio di Miriam, che secondo, se andate a vedere alcuni Durin Sefarditi, vedete che ci sono alcune cose che noi dobbiamo ricordare ogni giorno, e una delle cose che dobbiamo ricordare ogni giorno è il Maase Miriam, è ciò che fa Miriam. Ok, questo magari poi lo vedremo, magari lo vediamo anche la prossima volta qualcosa su questo. Questa cosa volevo un po' approfondire. Vabbè, allora cominciamo dalla storia della nomina dei 70 anziani. Allora, che cosa abbiamo visto la scorsa settimana? Non meglio, la scorsa 2 settimane. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto Moshe, la reazione di Moshe alle lamentele del popolo ebraico. È una reazione molto forte quella di Moshe. È una reazione, abbiamo detto, disperata quella di Moshe. Ma soprattutto c'è qualcosa che non va nella reazione di Moshe. Abbiamo tentato di dare una spiegazione della reazione, abbiamo fatto un confronto con la reazione di Moshe davanti al Chet HaEgel, eccetera, eccetera. Però a parte questo, c'è qualcosa che non va in questa reazione, perché in realtà Moshe in quella reazione mette in discussione il fatto di essere stato nominato a capo del popolo, insomma, mette in discussione le scelte divine. Ed è pesante una cosa del genere, è molto pesante una cosa del genere. Lo dice un grande commentatore del 400 che è Rabbi Yitzhak Aramah. Rabbi Yitzhak Aramah dice che questa è una colpa di Moshe, è una grave colpa. Insomma, che Moshe mette in discussione la sua scelta come guida del popolo, come liberatore del popolo, eccetera, eccetera, che a distanza di 2 anni dall'uscita dall'Egitto, tutto questo venga messo in discussione, beh, è una colpa grave. Questo dice Yitzhak Aramah. Però c'è una cosa strana in questa faccenda della colpa. Moshe non viene punito per questa cosa qui, almeno non sembra che venga punito. Anzi, viene accontentato. Insomma, lui chiede sostanzialmente, dice che non ce la fa a reggere da solo il popolo, lui non ce la fa, quello che dice che non ce la fa, e gli vengono dati questi 70 anziani. E quindi in realtà insomma, gli viene dato quello che chiede, insomma, in qualche modo gli viene dato quello che chiede. E la domanda è come mai, se veramente è una colpa, se veramente Moshe ha parlato in maniera sbagliata, perché gli viene dato ciò che chiede? In realtà questo è un fenomeno
che abbiamo non una sola volta nel Tanakh, nella Bibbia. Succede che una persona faccia qualcosa di sbagliato o dica qualcosa di sbagliato, chieda qualcosa di sbagliato, e questa cosa sbagliata gli venga concessa. Gli venga concessa, ma il fatto che gli venga concessa in realtà non è semplicemente che Dio alla fine accetta quello che viene detto da quella persona che dice una cosa sbagliata, ma in realtà nella concessione che viene fatta c'è di nuovo una prova, ed è una prova più difficile della precedente. Vi faccio un esempio, è un esempio preso dal libro di Shmuel. Nel libro di Shmuel, nel capitolo 8 del libro di Shmuel, c'è la richiesta del popolo ebraico di avere un re. E abbiamo una reazione molto pesante del profeta Shmuel a questa richiesta di avere. Ma non solo una reazione di Shmuel, ma in realtà c'è una reazione molto pesante anche di Dio stesso. A parte Shmuel, potremmo dire che in qualche modo Nogé Abadavar è uno che insomma ha degli interessi in questa faccenda, perché e si viene chiesto un re perché i suoi figli non sono adatti a succederli nel ruolo di giudice. Quindi, insomma, la reazione di Shmuel possiamo dire che è una reazione interessata. Però anche Dio reagisce in maniera particolare. Consola Shmuel dicendo: guarda, che loro non si stanno ribellando a te nel chiedere un re, ma si stanno ribellando a me. E paragona la richiesta del re al vitello d'oro, addirittura. Paragona la richiesta del re a un tradimento di Dio. Perché lo fa? Perché in realtà in quella richiesta c'è un tradimento. In quella richiesta il re, adesso sarebbe troppo lungo da spiegare, bisognerebbe fare una lezione apposta su questo, ma nella richiesta del re c'è qualcosa che non va, perché il re viene chiesto come salvatore, come colui che salverà il popolo. Mentre è Dio che salva il popolo. Questo è quello che manca nella loro richiesta. Nella loro richiesta c'è il vedere un essere umano come colui che salva il popolo. Lo capiamo da varie cose, lo capiamo dal modo di esprimersi, chiedono un re come tutti gli altri popoli, ma non solo questo. In realtà lo capiamo perché il testo, nel capitolo 12, poi ci racconta cosa ha portato a chiedere un re e ci racconta che ciò che ha portato a chiedere un re è stato un attacco di un nemico. E il re viene visto come salvatore, non Dio come salvatore. E quindi veramente è un tradimento, è un qualcosa di inaccettabile per Kadosh Baruch. Però a questo punto ci aspetteremmo che cosa? Che il re non venga dato. È un tradimento, è qualcosa di sbagliato e il re non dovrebbe essere dato. Invece, se andiamo a vedere il capitolo 12, Shmuel, e poi se vediamo la storia che conosciamo tutti, il re viene dato. Viene dato il re, viene dato il re sarà, come sapete, Shaul. Ora, però, se andate a vedere il capitolo 12, vedete che in realtà la concessione del re è un modo di mettere alla prova il popolo ebraico e il re stesso. E si dice: bene, il re sarà questo e questo. Avete fatto male a chiederlo, però adesso vi viene concesso. E adesso la prova sarà se voi e il vostro re rimarrete fedeli a Dio. La prova è questa. Vi viene concesso questo, però la prova a cui viene sottoposti è se voi rimarrete fedeli a Dio. Quindi in realtà viene concesso qualcosa e si viene messi alla prova con questa concessione. La concessione porta a un'ulteriore prova. Questa è un'idea che troviamo in realtà, un procedimento, un modo di comportarsi, che troviamo in vari momenti nel Tanakh. Beh, anche in questo caso, Mosè chiederebbe qualcosa in maniera sbagliata, però gli viene concesso. Che cosa gli viene concesso?
e poi vediamo che cose, qual è la prova in tutto questo. Gli viene concesso, gli viene detto che deve nominare 70 anziani. 70 anziani che sono 70 persone scelte in mezzo alle tribù di Israele. Sono 70 persone particolari in realtà, perché quello che viene detto è che sono Shotrei Israel, sono i poliziotti di Israele. Secondo il Midrash, le persone che vengono nominate sono le persone che in Egitto erano addetti alla sorveglianza del popolo ebraico, che non sembra una bellissima scelta come nomina, insomma, una specie di Judenrat ante litteram. In realtà è una scelta importante perché quei Shotrim, quando il faraone peggiora le condizioni della schiavitù e chiede ai Shotrim di controllare il lavoro, chiedendogli chi non ha rispettato le regole del lavoro, quindi chi non ha consegnato il numero sufficiente di mattoni. Questi Shotrim si rifiutano di fare la spia, si rifiutano di dire chi è che non ha consegnato il numero giusto di mattoni, il numero giusto per il faraone, ovviamente, di mattoni, e alla fine verranno picchiati al posto loro. Quindi sono persone che sacrificano se stessi per il popolo ebraico. E questo è un insegnamento importante. Le persone scelte non sono persone qualsiasi. Sono persone che hanno avuto il coraggio, la Messicut Nefesh, la dedizione per sacrificare se stessi per la salvezza di ebrei. Questo è quello che le persone che vengono scelte. Siamo in un momento di crisi, il momento in cui Mosè ha quella reazione disperata è un momento di crisi, è sicuramente un momento di crisi. Ma in un momento di crisi c'è bisogno di persone che siano completamente dedite al popolo. C'è bisogno di persone che hanno dimostrato nella loro vita la loro dedizione al popolo ebraico. Questo è quello che viene chiesto e queste sono le persone che vengono nominate. Però che succede a questo punto? A questo punto le persone vengono nominate. Perché dico che questa è una prova? Perché una cosa del genere è una prova? Perché se da una parte Mosè dice non ce la faccio più, io non riesco più a sopportare il peso del popolo, a questo punto Mosè viene messo davanti alla condizione di dover condividere il peso del popolo, ma non solo il peso del popolo, anche il potere. Condividere il potere, beh, condividere il potere non è mai semplice. Okay? Non è mai semplice che qualcuno, fino adesso è stato l'unico capo. Adesso di capi ce ne sono 70. Non è mica facile. Non è mica facile condividere il potere. In realtà mettere 70 anziani non significa soltanto aiutare Mosè, significa diminuire anche l'importanza, la potenza, la forza, il potere di Mosè. Accettare una cosa del genere non è semplice. È semplice dire ho bisogno di aiuto. Provate a dire ho bisogno, provate a mettere degli aiuti a persone di potere. Quello che faranno è tentare di sminuire l'aiuto. Quello che faranno è questo in generale. Ok? Non tutte le persone accettano di essere aiutate, perché essere aiutate significa in qualche modo dividere il potere. Questo è un elemento, ma c'è anche un altro elemento in questa storia qui. L'altro elemento è questo. In questa storia viene raccontato un episodio. Episodio apparentemente assolutamente minore, però è un episodio che ci può dire qualcosa di importante. L'episodio minore è questo, che viene detto che si uniscono i 70 anziani, i 70 anziani vengono riuniti nell'Oel Moed, nel tabernacolo, nella tenda della radunanza. Mosè cosa fa? Passa il suo spirito, impone le mani sui 70 anziani e passa del suo spirito a loro.
E questi anziani cominciano a profetizzare in quel momento lì. C'è scritto che profetizzano una volta, veloia safu, però non profetizzeranno un'altra volta. Profetizzano una volta soltanto. Questa è la storia di sé stante. Dopodiché ci dice che ci sono altri due, che si chiamano Eldad e Medad, che si mettono a profetizzare nell'accampamento. Eldad Medad mitnam bim b'mahamah. Moshe viene informato da un ragazzo, c'è scritto Ravonar, venne il ragazzo, non sappiamo bene chi è questo ragazzo, ma secondo il Midrash il ragazzo non è altro che il figlio di Moshe, Gershom, viene informato da questo ragazzo che ci sono Eldad Medad mitnam bim b'mahamah. È presente a questa notizia Yehoshua. E Yoshua dice Adonì Moshe Kelaem. Signore Moshe, mettili in prigione, arrestali, fanno una cosa che non devono fare. E Moshe a questo punto risponde, Ammekaneateli? Se tu sei geloso per me? Magari tutto il popolo ebraico fosse composto da profeti, magari fossero tutti profeti. A me non dà nessun fastidio che ci siano dei profeti, a me non dà nessun fastidio che ci sia persone che profetizzano. Magari tutto il popolo ebraico fosse composto da profeti. Allora, questo episodio non è chiarissimo in realtà, non si capisce come vengano fuori questi due, questi è il dato medato. Ora, c'è una spiegazione che viene data nel Talmud, ma la spiegazione è questa. C'è scritto di Eldad e Medad che erano Bakketuvim, che erano fra gli scritti. Di cosa si tratta? Che cosa succede? Allora, vengono nominati 60 anziani, 70 anziani. In che modo vengono nominati? Ora, c'è un problema tecnico nel nominare i 70 anziani. Qual è il problema tecnico? Qual è la tecnica di questo? Come si scelgono? Ora, si scelgono fra le tribù. Devono essere scelte persone delle tribù. Ora, le tribù sono 12. Se devo scegliere persone delle tribù, dovrei mettere un certo numero di persone per ogni tribù. E potrei nominarne 6 per ogni tribù. Però 6 per 12 non fa 70, fa 72. E quindi il problema è che due rimangono fuori. Che ne nomino 6 per ogni tribù, dopodiché due di questi devono tornare a casa. E non è carino che due tornino a casa. Alternativa, ne nomino 5. Ma se ne nomino 5, gli anziani nominati sono 60, non 70, e ne mancano 10. Alternativa, da alcune tribù ne prendo 6, da alcune tribù ne prendo 5. Ma anche questo non va bene, perché? Perché si crea una rivalità fra le tribù, perché da questa tribù ne prendi 6 e da quest'altra ne prendi 5? Cosa decide di fare Mosè? Mosè decide di nominarne 72, di prenderne 6 per ogni tribù e organizza la cosa in questo modo, mette 72 pezzi di carta in un'urna, 72 pezzi di carta, su 70 di questi pezzi di carta mette Zaken, cioè anziano, su due non mette niente. E poi chiama gli anziani e dice, beh, adesso estraete quelli che trovano il pezzo di carta con su scritto Zaken saranno i nominati Zakenim. Quelli invece che non trovano Zaken, trovano il pezzo bianco, beh, quelli saranno esclusi. Questo è quello che fa. Ora, Rabbi Shimon dice che fra questi 72 c'erano Eldad e Medad. C'erano Eldad e Medad, che però si accorgono che qui c'è un problema. Qual è il problema? Chiunque estragga la carta bianca senza scritto Zaken si vergognerà e dovrà tornare indietro. E allora vogliono evitare questa cosa. In che modo evitano questa cosa? Non ci vanno.
Loro non ci vanno, loro si escludono da soli. Escludono da soli, in questo modo non c'è bisogno di estrarre i pezzi di carta, in questo modo ce ne sono solo 70 e loro si auto-escludono dai 70 dove. Questo è quello che fanno Eldad Humedad. È un atto di grande umiltà da parte di Eldad Humedad. Quest'atto di grande umiltà viene premiato. Da Dio viene premiato. In che modo viene premiato? Viene premiato facendo in modo che questi possano profetizzare. Attenzione, è diversa, tutti gli anziani profetizzano. Però ci sono due differenze fra la profezia dei 70 e la profezia loro. La prima differenza è che la profezia dei 70 avviene dopo che Mosè impone le mani su di loro e gli passa il suo spirito. La seconda differenza è che profetizzano una volta e poi smettono di profetizzare. Eldad Humedad, invece, profetizzano senza avere l'imposizione delle mani di Mosè e non risulta che smettano di profetizzare. Non risulta che smettano, che profetizzino solo una volta. C'è scritto semplicemente che profetizzano. Bene. Che succede a questo punto? A questo punto succede che Yoshua dice, Kelaim, dice imprigionali. Mosè fa, giustamente pone la domanda, non ho capito, sei geloso per me? In realtà Yoshua qui in realtà pone un problema. Il problema qual è? Il problema è che, insomma, il profeta ce n'è uno. Profeta, il profeta per eccellenza è Mosè Rabbeinu. Che ci siano altri che profetizzano nel campamento può essere una messa in discussione dell'autorità di Mosè. Quindi questo è il problema di Yoshua. E quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa secondo lui che non va. Ma non è soltanto questo. È vero, anche gli altri 70 profetizzano, però gli altri 70 in qualche modo la profezia la ricevono da Mosè. Mosè che impone le mani e gli passa il suo spirito. La profezia la ricevono da Mosè. Qui invece la profezia non la ricevono da Mosè. La profezia la ricevono direttamente da Dio. Situazione molto più pericolosa. Mo qui l'autorità di Mosè viene messa assolutamente in discussione. Fino adesso lo spirito è passato attraverso Mosè. Adesso invece lo spirito non passa attraverso Mosè. Yoshua è disposto al fatto che ci siano degli altri che profetizzino, ma devono tutti passare da Mosè. La profezia deve passare da Mosè. Mosè dice: no, a me non interessa che passi per me. A me va benissimo che la profezia venga data direttamente da Dio. Non devono dipendere da me. La profezia verrà data direttamente da Dio. Ora, in questa parasha noi avremo un'affermazione che avremo verso la fine di questa parasha, in cui dice, Dio dice di Mosè che Mosè è Anav Meod, che Mosè è molto umile. La parola Anav è scritta in maniera diversa da come normalmente è scritta nella Torah. La Torah Anav scritta con... Tra la Nun e la Vav c'è una Yud. Anav invece, a proposito di Mosè, viene scritta senza Yud. Ish Mosè Anav. Perché? Per dire che la sua Anava va al di là dell'Anava, dell'umiltà di altre persone. In che modo si esprime questa Anava? Beh, in vari modi. In questo episodio, Mosè è disposto ad accettare i 70 anziani, cioè persone che dividono il potere con lui. Questo è un primo elemento. Secondo elemento, e questo è molto più forte, Mosè è disposto ad accettare che ci siano persone che profetizzano nell'accampamento. Ora, questo toglie a Mosè l'esclusiva sulla profezia. Non c'è esclusiva sulla profezia, non c'è il monopolio della profezia.
Mosè rinuncia a un qualunque monopolio della profezia. Beh, questo è un atto di umiltà notevole. Il rinunciare al monopolio è qualcosa di notevole. Non solo, la profezia non deriva più da lui, non c'è un passaggio attraverso lui, ma va attraverso Dio. C'è Schonefeld Hirsch che dice che quando Mosè dice magari tutto il popolo ebraico fossero profeti, in realtà fa un riferimento di tipo messianico, perché c'è un verso del profeta Joel in cui si dice che, leggo, Veyacherechem, e avverrà dopo, Eshpochet ruchi al kol basar, io verserò il mio spirito su ogni carne, venibru benechem u benotechem, e profetizzeranno i vostri figli e le vostre figlie, zeknechem, ziknechem, i vostri anziani, chalomot e chalemun, sogneranno dei sogni, bachurechem, chesionot iru, i vostri ragazzi vedranno delle visioni. E Heskel fa un, scusate, Joel, il profeta Joel ha una profezia in cui vede un popolo di profeti, in cui vede un popolo che, in cui tutti profetizzano. Mosè in realtà in qualche modo prefigura una situazione del genere, prefigura una situazione in cui tutto il popolo possa profetizzare. Questo è quello che dice, magari tutto il popolo fosse di Nevi'im. Bene. Non solo la non esclusiva, ma anche che l'ultima persona del popolo sia al suo stesso livello. Questo è quello che Mosè vede in prospettiva. Un'ultima cosa, questo passaggio di spirito, questa storia del Mosè che impone le mani e passa lo spirito, in realtà questa storia la abbiamo due volte nella Torah. La abbiamo in questa parasha. E la abbiamo quando c'è il passaggio da Mosè a Yoshua, quindi sugli anziani, e il passaggio da Mosè a Yoshua. Soltanto che il linguaggio usato è diverso. In un caso si passa allo spirito, il Ruach, nell'altro caso c'è scritto Venatata me'odecha odecha alav, e darai il tuo splendore su di lui. Qual è la differenza? E Chamim usa un'immagine molto efficace per spiegare la differenza. Quando Mosè passa il suo spirito agli anziani, il Midrash dice che Madlik miner lener, è come una persona che accende da un lume ad un altro lume. Che succede quando si accende da un lume ad un altro lume? Beh, che tutti i lumi rimangono come sono. Io prendo una candela e accendo un altro lume da quel lume. Quel lume non viene diminuito, rimane quel lume e ce ne sono altri che vengono accesi. Questo succede quando Mosè passa il suo spirito agli anziani, si accende da un lume all'altro. Che succede invece quando passa Od, lo splendore a Yoshua? L'immagine usata da Chachamim è questa, è come una persona che versa da un recipiente all'altro. Che succede quando si versa da un recipiente all'altro? Che il recipiente che prima era pieno si svuota e l'altro si riempie. Questo succede. Quindi quando Mosè passa lo splendore di Yoshua in realtà sta svuotando se stesso. Quello splendore era suo e lo versa Yoshua. Bene, questa è la prova a cui Mosè viene sottoposto. La capacità di passare le cose ad altri. La capacità di non essere geloso di quello che gli altri riusciranno ad avere. Né nella divisione del potere, né nel passaggio di potere, ma neanche nella Nevuah, che è la caratteristica fondamentale di Mosè, neanche nella Nevuah. Quindi è vero, Mosè non parla bene, secondo quello che dice Rabbi Yitzhak Aramà. Mosè non parla come dovrebbe,
parla in maniera sbagliata, però in quel caso Mosè può essere sospettato di superbia. Si permette di contestare quello che Dio ha fatto e le scelte di Kadosh Baruch Hu. In che cosa viene messo alla prova? Beh, viene messo alla prova proprio sulla Anava, sull'umiltà, sulla modestia. E Mosè supera brillantemente la prova, tanto che questa parasha è la parasha per eccellenza della Anava di Mosè Rabbeinu, della umiltà di Mosè Rabbeinu. Quindi gli viene risposto accontentandolo, ma nello stesso tempo mettendolo alla prova, con una prova molto difficile. Quanto sia difficile rinunciare al potere, c'è un episodio straordinario raccontato nel Talmud. Un episodio straordinario è quello dei Bene Batera, un episodio che riguarda tra l'altro il Korban Pesach, qualcosa a cui ci stiamo avvicinando. Beh, in quell'episodio succede questo, che il Korban Pesach, che non si sa se si può portare il Korban Pesach di Shabbat. Questa è la domanda. Questa domanda viene fatta, nessuno sa rispondere alla domanda. Poi arriva qualcuno e dice: beh, c'è un Chacham che è Hillel. Questo Chacham ha studiato con i grandi della generazione precedente, che sono Shemaiah e Avtalion, e forse lui sa dare la risposta. Questo Chacham si trova in Babel, vanno a chiamare Hillel da Babel. Hillel arriva, dà la risposta sul Korban Pesach di Shabbat. A questo punto i Bene Batera, che sono i capi del Sanedrino, dicono: questo è il Gdolador, questo è il grande di questa generazione, lasciano il loro ruolo di capi del Sanedrino e mettono Hillel al loro posto. Beh, questa storia la racconta il compilatore della Mishnah, il relatore della Mishnah, che è Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi dice una cosa straordinaria, che dimostra la grandezza sua, più che altro. Rabbi Yehuda Anassi dice: io non sarei stato in grado di farlo. Io non sarei stato in grado di dire: bene, adesso lascio il Sanedrin, quest'altro prende il mio posto. Non sarei stato capace di farlo. I Bene Batera sono grandi nel fare una cosa del genere. È difficile lasciare quel posto. È difficile lasciare un posto importante di potere. Bene Batera sono in grado di farlo. Mosè è l'esempio per tutti di chi è disposto senza nessun problema a dare il suo od a qualcun altro. L'episodio di Eldad Medad è la prova di tutto questo. Bene, poi ci ritorneremo sull'episodio del Dado Medad, non questa settimana, non so, prossimamente su questi schermi. Veramente su questi schermi, purtroppo. Purtroppo. Allora, l'altro episodio che abbiamo nella parasha è un episodio assolutamente misterioso. Episodio è questo. C'è scritto: Vatedaber Miriam ve'Aaron ben Moshe al odot Aisha akushit asher lakach ki Isha kushit lakach. E parlarono Moshe, Miriam e Aaron su Moshe. Potrebbe essere anche contro Moshe, perché ben Moshe potrebbe voler dire contro Moshe. A proposito della donna Cushit, Cushit normalmente indica l'etiope, la persona che viene dal regno di Cush, etiope. Cushit in ebraico, sia antico che moderno, indica una donna nera, ok? Nera di carnagione, nera di pelle. A proposito della donna Cushit che aveva preso, poiché aveva preso una donna Cushit. Bene, sfido chiunque a dirmi che c'è scritto in questi versi. Non si capisce niente. Assolutamente non si capisce niente.
Lo criticano per la donna Cushit che ha preso, perché aveva preso una donna Cushit. Bella, bella scoperta. Ha detto che ha preso, quindi evidentemente l'aveva presa. Ma che vuol dire una roba del genere? Che significa una cosa del genere? Ora, qui siamo davanti a uno di quei passi della Torah in cui viviamo grazie ai commenti. Se noi dovessimo interpretare questo passo senza i commenti e senza l'interpretazione di Hachamim, veramente non sapremmo che pesci prendere. Allora, di cosa si tratta? Che cos'è sta storia? Attenzione, in questa storia ci sono alcuni elementi chiari. Un elemento chiaro è che parlano di Mosè. L'altro elemento chiaro, ma non è così chiaro, che se si fanno confronti diversi con altri versi del Tanakh, in particolare per esempio con un verso dei Teillim, sembra molto chiaro che parlare be, l'edaber be, significa parlare contro. Ok? Per esempio, c'è un verso che dice: Beachicha tedaber bebeni immechate tendofi. Tu parli di tuo fratello e trovi difetti nel figlio di tua madre. Quindi parlare beh, a proposito di qualcuno, vuol dire trovare dei difetti. Okay? E questa cosa c'è. Quindi questa espressione indica un parlare male. Questa cosa, un dire qualcosa di negativo su qualcuno. Questa cosa è confermata poi da quello che succede dopo. Quello che succede dopo è che Dio si rivela a Miriam e a Aronna e li rimprovera. Su questo rimprovero magari torniamo la prossima settimana perché non ce la facciamo a fare tutto. E viene punita veramente, viene punita Miriam, viene punita Aronna. Quindi è evidente che hanno detto qualcosa di male. Ma cosa hanno detto? E chi è questa Isha Cushit? Di chi stanno parlando? Che cos'è questa roba qui? Ora, buona parte dei commentatori si basano su un passo del Midrash, che in realtà troviamo da varie parti con versioni un po' diverse. La troviamo in Avot de Rabbi Natanna, la troviamo nel Sifre e la troviamo poi nel commento di Rashi, che è a sua volta una variazione sul tema in realtà, perché non cita né un Midrash né l'altro, lo rielabora in qualche modo. Cosa raccontano queste fonti? Queste fonti raccontano la seguente storia. Attenzione, metto insieme un po' le fonti, perché in realtà le fonti le raccontano in maniera un po' diversa. A metterli insieme. Allora, tanto per cominciare, siamo in un periodo particolare. È il periodo della nomina dei 70 anziani. Siamo nel momento della nomina dei 70 anziani e anche il momento in cui Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Ok? Siamo in quel momento lì. Allora, secondo la versione del Sifre, quel momento è un momento di grande gioia, di grande festa, momento in cui 70 anziani vengono nominati, Mosè manda il suo spirito su di loro, i 70 anziani cominciano a profetizzare. Momento di grande gioia, di grande felicità. E a quel punto Miriam dice, Ashrem, beati loro. Questi 70 anziani e beate le loro mogli che hanno dei mariti che sono arrivati a questo livello. Secondo il Midrash, a questo punto interviene Sippora, si rivolge a Miriam e dice: Forse beati loro, non certo beate le loro mogli. Perché non beate le loro mogli? E qui Sippora racconta qualcosa a Miriam.
Quello che racconta Miriam, secondo questo Midrash, è che in realtà Mosè si è separato da lei. Le dice, da quando ha ricevuto la rivelazione divina, da quel momento Mosè non ha più avuto rapporti con me. E questo spinge Miriam a parlare di Mosè. Miriam è dispiaciuta per quello che sta succedendo nella sua famiglia, è dispiaciuta che Zipporah sia in queste condizioni e quindi spinge Miriam a criticare il fratello. Questa è l'interpretazione che troviamo nel Sifre. Quindi la cosa legata alla storia dei 70 anziani, alla festa per i 70 anziani, che poi spinge Zipporah a parlare. C'è un'altra versione di questa cosa, che questa volta riporta Rashi, che in realtà la cosa avviene quando Eldad e Medad profetizzano. Quando Eldad e Medad profetizzano, Zipporah dice, attenzione, non vada, secondo questa seconda versione, non vada Miriam a parlare, ma Zipporah si sfoga in qualche modo e dice, povere mogli, questi profetizzano, povere mogli che devono vivere con dei profeti perché non avranno più un marito. E a questo punto Miriam e Aaron parlano di Mosè dicendo cosa? Dicendo che Mosè sbaglia. Mosè sbaglia perché sbaglia? Perché l'essere profeti non significa separarsi dalle mogli. E Miriam e Aaron cosa dicono? Anche noi siamo profeti. Anche noi siamo profeti, eppure noi non ci siamo separati dalle mogli, dai mariti, eccetera, eccetera. E quindi Mosè in qualche modo si è montato la testa. Questo sarebbe il discorso di Miriam e Aaron. C'è anche chi dice, lo dice il Ran, Rabbeinu Nissim Gerondi, che la cosa avviene in un altro modo. Che in realtà la faccenda di Mosè che si è separato dalla moglie era nota da prima. Il Ran ha una fonte per dire che la cosa era nota da prima. La fonte è un passo della Parashah di Yitro. Vi ricordate all'inizio della Parashah di Yitro? Ci viene raccontato l'arrivo di Yitro che raggiunge il popolo ebraico. Ok, tutti ci soffermiamo sul fatto che arriva Yitro che raggiunge il popolo ebraico. C'è una cosa che però non viene spesso sottolineata, che insieme a Itro c'è la morte di Mosè. Quindi vuol dire che fino adesso Mosè è stato separato dalla moglie. Okay? Quindi questa faccenda qui della separazione c'è già nella Torah. In qualche modo è accennata già nella Torah. Non viene detto che Mosè decide di separarsi. Non viene detto cosa succede dopo che la moglie arriva, però in qualche modo. E il Ran dice sostanzialmente, ma no, la sapevamo già questa storia della separazione. Però allora dov'è la critica? Perché adesso se ne accorgono? Perché lo dicono adesso, se già sapevano la separazione? In realtà, secondo il Ran, c'è questa separazione fra Mosè e la moglie. Però Miriam e Aaron fino adesso l'hanno giustificata. Perché l'hanno giustificata? Perché Mosè ha il peso del popolo. Non riesce a occuparsi della propria famiglia perché deve occuparsi del popolo. Tutto il peso del popolo è su di lui e a questo punto è giustificato nel non occuparsi della propria famiglia. Che succede in questa parasha? Che il peso del popolo viene diviso, non è più tutto su di lui. E a questo punto mi dicono, beh, a questo punto lui deve ritornare con la moglie, deve occuparsi della propria famiglia, eccetera, eccetera. Ok? Questa è l'interpretazione che dà il Ram. C'è una cosa che però non abbiamo spiegato. Chi è questa Isha Kushit? Di cosa si tratta? Chi è questa donna nera? Etiope? Che vuol dire una cosa del genere? Ora, la stragrande maggioranza dei Chachamim dicono che l'Isha Kushit non è altro che Zipporah. Non è altro che la moglie di Moshe. E perché verrebbe chiamata Isha Kushit? E qui ci sono varie spiegazioni. C'è chi dice che Kushit nel senso di donna di grandi virtù, le cui virtù sono evidenti.
Allora, che cos'è una donna nera? Il fatto che sia nera è qualcosa di assolutamente evidente. E altrettanto evidente sarebbero le doti di Zipporah. Questa è l'interpretazione. Seconda interpretazione. Il nero è simbolo di bruttezza. Ok? Questa è una cosa che troviamo moltissimo nel Tanakh, del nero come simbolo di qualcosa di brutto. Quindi Isha Kushit dovrebbe voler dire donna brutta, ma ovviamente non vuol dire questo, almeno secondo la stragrande maggioranza dei commentatori, ma vuol dire donna bella. Vuol dire esattamente il contrario, donna bella. Com'è possibile? Beh, è possibile perché esiste il cosiddetto Lashon Sagina Or. Cos'è il Lashon Sagina Or? Lashon Sagina Or è questo. Dire una cosa dicendo il contrario. Perché Saginaw? Saginaw letteralmente vuol dire colui che ci vede bene. E viene usato nel Talmud per indicare il cieco. Il cieco viene indicato con l'esatto contrario, colui che ci vede bene. Questo è il Lashon Saginaw. E qui anche qui avremo un Lashon Saginaw, donna nera brutta per dire bella. Che perché si userebbe le chance all'ignoranza? Qui ci sono varie spiegazioni. Una spiegazione, la più divertente, e qui saremo davanti a un problema di Ainara, di Malocchio. Ok? Avete presente quelli che dicono che il figlio è brutto? Ok? Perché non ci sia il Malocchio? Ecco, lì è la stessa cosa su Zipporah. Questa è l'interpretazione che danno la stragrande maggioranza dei Chachamim. Però c'è anche chi dice che non è così. C'è chi rimane fedele all'interpretazione secondo cui si tratta di Zipporah. Si tratta di lei, però si dice che Zipporah era veramente nera. O perlomeno mulatta, qualcosa del genere. Come mai? Beh, Zipporah è una donna midianita. È una donna che vive nel deserto e quindi, essendo, vabbè, con l'interpretazione dei Chachamim, che secondo cui, visto che è esposta al sole, è molto scura. Se sia nera veramente o non nera veramente, è molto scura. Quindi è Zipporah, ma è Cushit. È Cushit nel senso che è nera. C'è poi un'interpretazione completamente diversa, un'interpretazione basata su un Midrash che dice che Mosè è stato per 40 anni re da un'altra parte. Sapete dove? In Etiopia. Secondo un Midrash, Mosè sarebbe stato 40 anni re in Etiopia. Però c'è, l'ho detto un'altra volta, c'è un vuoto nella storia di Mosè. Mosè lascia l'Egitto all'età di 40 anni, quando uccide l'egiziano a 40 anni. Lascia l'Egitto all'età di 40 anni, ci torna all'età di 80. Domanda che è successo in tutto questo tempo. Ok? Bene. Quindi Mosè sarebbe stato in Etiopia e lì si sarebbe sposato. Questa è l'altra. Quindi, secondo questa interpretazione, ci sarebbe una seconda moglie di Mosè, che sarebbe questa donna etiope. Questa interpretazione la troviamo da varie parti, la dà Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, la dà Rabbi Yosef Kaspi. Yosef Kaspi è un commentatore medievale che esprime una critica molto forte a tutte le interpretazioni che abbiamo dato fino adesso. Sostanzialmente, abbiamo cercato di dire cose pesantissime su questo, tutta quell'interpretazione che vi ho detto adesso, dice delle cose pesantissime. Dice che sono interpretazioni che stravolgono il testo. E dice, con interpretazioni del genere io posso costruirmi una Torah per conto mio. Se io voglio dare interpretazioni del genere, posso ricostruire tutta la Torah. Uscita non vuol dire brutta, vuol dire bella. Nera non vuol dire nera, vuol dire un'altra cosa. Una Isha Kushit che ha preso vuol dire che l'ha lasciata, e tutta questa cosa qui. Ora, Caspi un po' esagera, è divertentissimo il commento di Caspi in cui smonta tutte le interpretazioni, non interpretazioni qualsiasi, interpretazioni di Ashi, di Onkelos, eccetera, eccetera, le smonta tutte.
realtà la situazione che dà Caspi è questa, che in realtà Mosè avrebbe preso un'altra moglie. Attenzione, e a questo punto Caspi dà un'interpretazione diversa della critica di Miriam Aaron. La critica non sarebbe perché ha lasciato la moglie, perché secondo Caspi non lascia la moglie, ma la critica sarebbe questa, che Mosè prende un'altra moglie. Ora, come sapete, la Torah prevede la poligamia. La Torah prevede la poligamia, ma non è mai stata vista bene. Tutta la tradizione ebraica, voi sapete che a un certo punto, nel X secolo, Rabbenu Gershom, Ora Golà, vieta la poligamia. Va bene. Però in realtà, andate a vedere la storia, per esempio, dei Chachamim, vi accorgerete che in realtà la poligamia era pochissimo praticata. Non risultano nessuno dei Chachamim del Talmud o della Mishnah che fosse poligamo. Tutti avevano moglie, ma tutti avevano una moglie sola. E anche nella Torah in realtà abbiamo una moglie sola, con l'eccezione di Yaakov in realtà. O sì, anche di Avram, ma Avram è la moglie che gli dice di prendere un altro. Isacco invece rimane con una moglie sola. Insomma, l'avere più mogli è considerato qualcosa di negativo. È considerato non adatto a una persona di alto livello spirituale. C'è qualcosa che non va. E quindi Miriam e Aaron criticherebbero Mosè per aver preso un'altra moglie, che sarebbe questa Isha Cushit. Lo sbaglio di Miriam e Aaron è che non si rendono conto della grandezza di Mosè, che se Mosè lo ha fatto, ci sarà un motivo per cui l'ha fatto. Questa è l'interpretazione di Caspi. Molto diversa dall'interpretazione che abbiamo dato fino adesso. E poi è difficile capire qual è il legame con quello che avviene successivamente, ma quello che avviene successivamente lo vediamo la prossima volta, perché è un discorso un po' lungo, è un discorso che riguarda la profezia. Quindi, nonostante abbia detto che finiamo questa parasha, non la finiamo, e la prossima volta vediamo quello che viene, la risposta di Dio a Miriam Zac, Zac, grazie. 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 Ciao Solly. Ciao. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci, buonanotte. Posso fare una domanda? Sì. Allora, due cose. Una. Una, ho detto una. Ok. Allora, comincio con la prima. Quando lui ha fatto i 70 biglietti famosi, c'erano due bianchi per cui Nadav e Avihu non volevano partecipare per non svergognarsi, eccetera. Allora, è una domanda stupida, però voglio dire, in ogni caso, anche perché se hanno deliberato è perché Hashem gliel'ha trasmesso, ma i due biglietti bianchi c'erano comunque. Sì, ma non c'è più bisogno di estrarli. Una Non sono volta stati che sono estratti. 70, non c'è più bisogno di fare No. questa estrazione. Ma era un'estrazione, nessuno Non sapeva viene più cosa fatta. estraeva. Sono 70 che si presentano, a quel punto sono tutti Ah, nominati. ok. Sono cotta. La seconda è che quando Hashem dice trasmetti a Yoshua, no? Una parte del tuo sapere, eccetera, lei ha detto che in effetti non è come il lume, è come un recipiente che si svuota da uno all'altro. Però, se non rispondo, ricordo male, c'era scritto che Hashem gli ha detto tu comunque non perderai niente. O sbaglio? Non mi sembra. Sbaglio? Non mi sembra, non mi sembra. Non gli dice. Che gli dice che non sarà diminuito il suo potere. No, non è così. Non è così, non solo. Non è così, ma a un certo punto c'è un episodio terribile in cui Dio parla con Yeshua e non parla con Mosè. Dai, ma questo me lo sono perso, meno male. È un episodio tremendo. Me lo sono perso, meno male, non me lo ricordo. L'avevo cancellato. No, no. Un giorno ci arriveremo al passaggio con Yoshua e lì Sì. ci sono varie cose in quel passaggio.
Grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. Grazie. A domani, ciao Sri. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Domani mattina alle 8. Va bene. 8? 8 meno un quarto. 8 meno un quarto. E te ci portavi la di Maurizio. Ci portavi la crostata di pesche una volta, non la porti più. No, che pesche, mele. Vabbè, uguale, a me basta che sia crostata. Va bene, porta... quando la Vardi dirà che potrò portarla, la porterò. Va bene, va bene. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.